Seduta mattutina qui al centro sportivo Dino Bruseschi, seduta particolarmente ventosa quest'oggi al centro sportivo Bianconero, perché il clima è un po' cambiato dopo le precipitazioni di ieri, la temperatura è praticamente gradevole e spira anche un vento che rende ancora più lieti i giocatori, credo, a mitigare quelle che sono state le temperature altissime dei primi giorni. Come al solito, come stiamo testimoniando insomma in questi giorni, il pomeriggio è grandissimo protagonista del pallone, la mattina si approfitta un po' di più per la corsa e per mettere i classici minuti nelle gambe, come abbiamo anche visto nella rassegna stampa odierna. A condurre i giochi e gli allenamenti la mattina, quando si parla di attività fisica, il prof Montesanto, che da 14 anni lavora insieme al mister Stefano Colantuono, e il mister stesso insomma gli lascia carta bianca sulla preparazione atletica dei giocatori, che adesso hanno fatto degli esercizi di corsa, prima degli allunghi molto semplici, adesso invece esercizi un po' diversi, con una corsa veramente sparpagliata per tutti i campi del centro sportivo Dino Bruseschi. Si sentiranno anche, mentre parlo, dei fischi che alternano l'andatura veloce all'andatura quella normale a passo d'uomo, con i giocatori che continuano insomma questa seduta atletica, seduta fisica molto intensa qui al Bruseschi, sotto gli occhi vigili di tantissimi tifosi bianconeri che sono accalcati proprio alle spalle del campo 1 del centro sportivo Dino Bruseschi. Siamo tra il campo 1 e il campo 2, loro sono tutti lì, anche perché oggi è una giornata particolare per i tifosi che hanno preso d'assedio l'Udinese Point per sottoscrivere l'abbonamento per la stagione 2015-2016. Poi, una volta terminato l'iter telematico che porta alla sottoscrizione dell'abbonamento, i tifosi ne approfittano per guardare i propri idoli e i propri beniamini allenarsi in questo quarto giorno di lavoro. Arriva anche il duplice fischio che segnala la fine di quello che è l'esercizio che stavamo spiegando. Poi abbiamo visto spuntare sul campo 1 i tappetini classici, quelli per gli esercizi a corpo libero, addominali, flessioni e quant'altro, che verranno svolti adesso anche dopo questi esercizi di corsa. Ragazzi affaticati, ma tutti, come detto, sempre al massimo. Le inquadrature che vanno anche proprio sul mister Stefano Colantuono, che adesso proprio insieme a Montesano andrà a illustrare il proseguo dell'allenamento ai ragazzi bianconeri sotto, come detto, questo sole tiepido, non più tanto caldo rispetto ai giorni scorsi. Ovviamente allenamento individualizzato anche per i tre portieri a disposizione dello staff bianconero, nello specifico di Mariano Coccia, che sta facendo riscaldare in maniera tutto sommato molto intensa Simone Scuffetta, Alex Merete, il terzo portiere che si è aggregato praticamente ieri Romo, e adesso esercizi di skip e salto degli ostacoli. Prima invece per i tre ragazzi, i tre portieri, ci sono stati tanti giri di campo a, come dire, riscaldare i muscoli proprio per questa attività specifica. Poi di solito, come spesso accade, verso la fine dell'allenamento i portieri si riaggregheranno al resto del gruppo.